Stai chiedendo come collegare il puffer, e cioè quel accumulo di acqua, a una caldaia biomassa, in questo caso specifico caldaia pellet. Ok, nel video di oggi con Eric andrò a darti delle informazioni riguardo questo particolare e importante aspetto. Ah, sono arrivati gli spritz, ragazzi! Spritz, spritz! Wow, super mitico Matteo. Ti sei reso conto che c'è una gran confusione in corso con i contributi pazzeschi legati alla biomassa complessa? Si parla di super bonus 110, eco bonus e il grande conto energia termico 2.0. Ma qual è il contributo migliore che fa il caso tuo? Beh, questa è una risposta importante da ricevere, ma prima hai tutto il diritto di capire quale sia l'intervento migliore per casa tua, così da avere tre cose: caldo in casa, abbassare le bollette annuali e rispettare l'ambiente. In descrizione trovi il link del modello di preanalisi, clicca, compila e vediamo assieme a casa tua la scelta migliore in quanto a riscaldamento e contributi. E intanto questo video, come al solito, te lo offro io. Ciao! Mentre Riccardo e Eric parlano di valvole miscelatrici termostatiche, ti faccio vedere sempre il retro della caldaia. La coclea deve essere ancora inserita. La cosa bella di questa tipologia di caldaie professionali è che hanno la coclea esterna alla macchina, quindi in caso di rotture, perché sono sempre parti meccaniche ed elettroniche, non serve buttare via mezza caldaia o smontare mezza caldaia. La coclea si sfila ed eccola qua, è un po' lunga. Il gruppo relativo alla valvola di sicurezza è un altro schiato automatico. E poi, parlando di solare termico, in un cavedio esterno si passano con i due tubi del solare, quindi mandate ritorno dove scorrerà il glicole e la sonda è già inserita. Prima cosa, quello è il puffer, volano tecnico di acqua. Questa è la caldaia pellet e adesso Eric ci spiega, da buon tecnico, come fare i collegamenti. Allora, un attimo che prendo l'istruzione. Allora, qua su questo puffer c'è mandata e ritorno della caldaia. Questa è la mandata, okay. Quello è il ritorno, dove c'è il filtro defangatore. Non è sull'ultimo attacco. Ok. Perché l'ultimo pezzo qua lo lasciamo gestire di più alla parte dell'impianto solare. Altrimenti succede che anche d'inverno, quando abbiamo la possibilità di scaldare il puffer con l'impianto solare, se è già caldo perché la caldaia ha scaldato anche l'ultimo pezzo, l'impianto solare non funziona. Difatti si vede la sonda del solare, che è l'ultima qua sotto, e questa più alta è la sonda invece della caldaia. Quindi lasciamo almeno quell'ultimo pezzo per l'impianto solare in modo che possa rendere al massimo. Da questa parte qui invece abbiamo l'uscita dell'impianto di riscaldamento, quindi qua dove è collegata la pompa, c'è l'uscita dell'impianto di riscaldamento e il ritorno che è a questo livello, tipo al centro del puffer. Okay. In questo caso abbiamo scelto di ritornare qua perché sempre per lo stesso motivo, perché il ritorno dell'impianto ad alta temperatura tipo questo, che è a mille ritorno, può essere sui 50 gradi, 55, andrebbe a riscaldarmi l'ultimo pezzo e quindi il solare non lavorerebbe mai. E quindi anche in questo caso qui, differente sarebbe se andiamo a lavorare con l'impianto a pavimento, quindi possiamo rientrare il più basso possibile per non raffreddare il resto del puffer. Qua invece abbiamo lo scambiatore del solare, tra questo qui l'ingresso e questa qua è l'uscita. Quindi qua abbiamo la mandata all'impianto solare e qua abbiamo un ritorno che va poi alla pompa e verso l'impianto solare. Ok. C'è l'ultimo scambiatore, che è quello in acciaio, che parte da qua sotto dove vedi l'ingresso dell'acqua fredda. Da qua, parte da qui ed esce qua. Quindi qua abbiamo l'acqua calda, viene miscelata con la fredda, collegata sempre da là sotto, e quindi l'uscita è acqua sempre miscelata, e quindi non quando arriviamo a 80 gradi non esce a 80 gradi, ma la impostiamo noi magari a 60, 50, quello che ci va bene. Questo è il carico automatico, e sempre prendendo acqua dalla fredda, alimentazione dell'acqua fredda, andiamo a riempire il nostro serbatoio e quindi poi tutto quello che è il resto del circuito. Perfetto, Eric promosso, 110 lode come super bonus. Se ti stai chiedendo se una cattiva, un cattivo collegamento tra caldaia, biomassa e puffer possa creare dei problemi, la risposta è sì. Anzi, è una delle fonti principali dei problemi legati al malfunzionamento di una caldaia a biomassa, però di questo farò un video a parte, anzi più di uno, perché gli errori purtroppo sono tanti in base a come erroneamente viene configurata il collegamento tra caldaia biomassa e puffer. Sono sociali. Come al bar spritz Aperol
e via. Ragazzi, bene, dai, anche qui è andata bene. Purtroppo, per fortuna, qui tra spritz e un po' di vinello, insomma, il lavoro sta proseguendo e sta andando avanti molto 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 bene. Quindi adesso carico in macchina Eric, Riccardo, e andiamo a fare un altro sopralluogo a 15 minuti da qui, sempre tutto subordinato da Riccardo, perché ha gestito anche lui questa fase di iniziale del protocollo biomassa sicura. E noi ci vediamo al prossimo video. Se riesco, tra un mesetto ritornerò da Matteo e la sua bella, perché sono stati veramente tanto 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 ospitali, anzi li ringrazio doppiamente per la fiducia e l'ospitalità. Tutto questo è stato gestito con la cessione del conto termico anziché cessione dell'eco bonus o del super bonus, perché qui per una serie di problematiche il super bonus non era applicabile. Però lo stesso, loro hanno investito molto meno rispetto a quello che avrebbero dovuto investire senza l'aiuto dei contributi. Bene, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, sempre like e iscriviti al canale, nonché lasciami i tuoi commenti. Vado a tirar fuori da casa Riccardo ed Eric, perché sono dei chiacchieroni. Ciao!